È il mastodontico antenato del francobollo, una specie di carta bollata con cui Venezia nel 600 faceva pagare il viaggio alle lettere. Sono oggi tesori quelli che in gioventù si comprarono per pochi centesimi. Gli stati italiani ne emisero di bellissimi, dopo che la Gran Bretagna nel 1840 ne introdusse l'uso con la riforma postale di Rowland Hill. Anche le signore, caso raro, tanto più li apprezzano quanto più sono vecchi. Fatta la perizia sulle filigrane e dentellature, l'esperto mette la firma come nelle autenticazioni delle opere d'arte. Una raccolta seria può valere milioni, ma veri, non miliardi dell'inflazione tedesca nel primo dopoguerra. Altro dopoguerra, la liberazione d'Italia. Libri di storia in pochi centimetri. Incoronazione del nuovo principe di Monaco. Signorina, me lo conserva quel francobollo del Paraguay?